Buongiorno granellini, buona domenica. Buona domenica e benvenuti. Ci vedete in casa, ma ovviamente il video domenicale non viene fatto in casa, ma vi portiamo con noi a fare una passeggiata lunga, 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 come quelle che facciamo ormai, a Castillo de Caleta de Fuste, che si trova vicino, nel centro dell'isola, vicino all'aeroporto di Fuerteventura. Sì, Caleta de Fuste è una zona che noi frequentiamo molto poco e come sapete, essendo questo un canale felice dove mettiamo solo cose che ci piacciono tanto, avevamo evitato finora perché non eravamo ancora riusciti a inquadrare proprio quel pezzetto di strada, quello scorcio, quella giornata che potesse in qualche modo darci un'emozione così da rimandarvela. E quindi alla fine ci siamo decisi. Avevamo fatto già in passato varie riprese, non ci erano piaciute perché siamo molto critiche nei nostri confronti, verso i nostri video, verso quello che facciamo. E finalmente ieri, complice il fatto che, come sapete, nella rubrica Instagram a piccoli passi, io marcio dagli 8 ai 10 km al giorno, ci siamo dette perché non provare di nuovo ad andare a Caleta de Fuste per vedere anche com'è la situazione adesso a livello turistico, di bar, eccetera. Che cosa vedranno, grazie, in questo video? Cosa abbiamo visto ieri? Allora, ieri abbiamo visto ovviamente, vabbè, un po' la via principale di Caleta, poi ci siamo addentrate verso la Playa del Castillo e ve l'abbiamo fatta vedere e poi abbiamo continuato il nostro giro per le viette interne e un pochino lungo il lungomare che dal porto porta all'esterno. Ci siamo fatte tanti chilometri e abbiamo incrociato dei piccoli angolini e quindi ve li mostriamo in questo video che vedrete adesso. Nel video vi verrà data piena centralità alle immagini e metteremo delle musiche di sottofondo. Parleremo, credo, molto poco. Nel senso che se ci sarà qualcosa da spiegarvi, ve lo spieghiamo, però vi lasciamo godere le immagini, insomma. Un'altra piccola precisazione, questo video domenicale sarà per il periodo estivo l'unico video che vedrete nel canale, cioè vedrete un video ogni domenica. Togliamo momentaneamente le due pillole settimanali. Perché? Perché un po' abbiamo un sacco di lavoro da fare e un po' vogliamo darvi dei video di qualità e quindi non faremo dei video tanto per riempire il canale, ma ci concentreremo nel tempo che abbiamo a disposizione per i video nel fare dei video domenicali. Poi adesso a breve, tra qualche settimana, inizieremo di nuovo a viaggiare e chiaramente non possiamo mettervi i video dei nostri viaggi mentre non siamo a Fuerteventura perché non ci vogliono tutti bene quelli che ci seguono, chiaramente, quindi è sempre meglio mettere dopo, quando si è tornati e quindi sicuramente da settembre in poi avrete un canale ricco di tutte le nostre esperienze, che non riguardano necessariamente Fuerteventura, perché non vediamo l'ora di riprendere a viaggiare e lo faremo a breve, iniziando da piccoli weekend. Questa poi per noi sarà una settimana speciale perché sarà l'anniversario del nostro fidanzamento. Abbiamo poche date, quelle poche ce le teniamo strette e le festeggiamo alla grande, quindi comunque saremo via. E che cosa dirvi? Vi lasciamo a Caleta de Fuste, vi facciamo già l'augurio di una buona domenica sera. Sarà anche bello mancarci un po'. Per voi che siete appena iscritti o che vi siete incuriositi adesso al nostro canale Lingua di Polvere, avete oltre 100 video, incentrati sia sull'isola sia un po' sulla nostra vita privata. Per quanto riguarda le due sezioni oltre Fuerteventura, nel momento in cui qualche attività dall'Italia ci manderà un video, comunque lo metteremo nel Certo. canale e poi riguardo alla sezione dove mangiare bene a Fuerteventura, anche quella sarà inserita in una delle prossime domeniche. Non lo facciamo ogni domenica per un motivo ovvio: non tutti i luoghi dove ci fermiamo per sperimentare il food sono i migliori. Spesso ci sono delle delusioni, spesso mangiamo male e chiaramente quei video non ve li mettiamo sul canale. Cerchiamo di mettervi
veramente il nostro meglio e con tutto il cuore. Per ora vi salutiamo, buona visione, buona passeggiata a Caleta dei Fuste. A presto, granellini. A presto, ciao. La via principale di Caleta dei Fuste è piena di negozi, ristoranti, bazar, però purtroppo la gran parte è chiusa. Ci troviamo di fronte a una statua. Chi sarà? Donna Fraschita. Fu una delle prime residenti a Caleta dei Fuste e fu la prima ad aprire un ristorante. Imbocchiamo il passeo marittimo che porta alla spiaggia e poi proseguirà verso il porto. Eccoci a Playa El Castillo. È una spiaggia attrezzata con sabbia di grana media, ottima quando c'è vento. È molto ben protetta, perciò perfetta anche per chi non è abituato alle onde dell'oceano.
è il Castiglio, una torretta difensiva che risale addirittura al 1600. Serviva per difendere il porto dagli attacchi dei pirati. Guardate che meraviglia! Si tratta del porto turistico, che può ospitare fino a ben 110 barche ed è predisposto anche per barche che hanno una lunghezza massima di 16 metri. Ci sono poi altre attività che noleggiano ad esempio pedalò, moto d'acqua ed è anche possibile fare lezioni di immersione. Oddio, i pirati sono rimasti! Eccoli qua, guardate un po'! Che dite, granellini? Avete ancora voglia di camminare? Lo so, mi piace vincere facile, ormai sono allenata. D'altronde siamo qui per goderci questa passeggiata proprio per questo. Dai, andiamo. Dal porto possiamo risalire al centro verso Caleta delle Spino, per questa passeggiata che ci farà ammirare tutta la forza dell'oceano. Che dire, granellini, la nostra gita finisce qua. Io però vi voglio lasciare con le immagini e il suono del vento e del mare. Ciao, granellini! Ciao, granellini!